Ciao cari amici pescatori, oggi sono qui con Ale e Luca e parleremo di un tema molto interessante, ovvero la spigola da barca e da kayak. Pronti. Allora, in realtà si tratta di un confronto fra la pesca a spigola dalla barca e la pesca a spigola dal kayak. Certo. Due approcci diversi, entrambi interessanti e che destano moltissima curiosità da parte di tutto quello che è il pubblico del nostro canale, perché lo vediamo appena parliamo di spigola, partono via Perfetto, domande a bene, go go. bene. E quindi chi meglio di voi può darmi un aiuto a risolvere questi annosi dubbi e questi terribili... Ci proviamo, ci Ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. proviamo. Dai. Ho voluto invitare loro anche perché, beh, Ale è già un pezzo che mi parlava di questa cosa e ha avviato un servizio di guide che si chiama Otregan, di Esattamente, cui sì. poi vi parleremo, vi parlerò, insomma vi metterò qui sotto anche tutti quanti i link ai social e a tutte le informazioni che Perfetto. servono per chi può essere interessato a farsi una bella pescata a spigole in loro compagnia. Ma andiamo un po' sull'argomento. E quindi partiamo prima dalla barca e Sì, pronti. poi andiamo sul Ok, kayak. super. Quindi, caro Ale, perché la barca, perché ti piace pescare dalla barca? Quali sono gli elementi chiave della pesca alla Allora, barca? in primo luogo la barca ti permette di pescare in una situazione di comfort. Hai a portata di mano tutto quello che ti serve, hai le attrezzature, un frigo con le bibite fresche, hai artificiali, la borsa, puoi spostarti, puoi alzarti, puoi sederti, puoi sgranchirti un Sgranchirti po' e sicuramente hai un'ampiezza di spostamento che il kayak non ti permette, cioè immaginiamo spot diversi che in condizioni di marea crescente, calante, vento che soffia in una certa direzione o in direzione opposta, eccetera. Diciamo che spot diversi rendono in momenti diversi e Certo. quindi la barca ti permette di spostarti velocemente, rapidamente da uno spot all'altro alla ricerca delle condizioni di pesca, delle situazioni di pesca più Certo. produttive. Mettici vicino anche che la barca ti permette di affrontare vento, brezza e situazioni meteo avverse. Ripeto, pescare in condizioni di vento alle spigole piace la bora e quindi o comunque si attivano, si incattiviscono con la bora e quindi di fatto pescare in condizioni di bora, di aria con la barca riesci a farlo, col kayak sei molto limitato, fai molta fatica. Vero. Piuttosto che qualche temporale in arrivo, pioggia, Ok. e non dimentichiamoci anche che la barca ti permette una visuale alta, che a me piace personalmente, Ok. e soprattutto alcune tecniche, alcuni approcci di pesca riesci a farli molto bene dalla barca. Prova a pensare alla pesca jerk e prova a pensare alla pesca VTD. In barca riesci ad avere, stai in piedi e riesci a pescare correttamente a cercare correttamente o a muovere correttamente un VTD. Chiaro, quindi diciamo soprattutto vedo in questo approccio il fatto di spostarsi dal punto A al punto B molto Velocemente, rapidamente e quindi di essere subito efficaci magari su due spot che distano uno dall'altro una distanza che in kayak concrete, invece ci vorrebbe del tempo, rischieresti esattamente. di Una tecnica comprimere. perdere. E questo sicuramente è il primo punto Sì, perché ovviamente è un fatto. Per contro, anche il kayak ha i suoi vantaggi, ha i insomma, no? suoi vantaggi, esatto. Diciamo che se lo svantaggio più grande è sicuramente, come ha introdotto Ale, il fatto che ci si può spostare poco, perché tutto il tempo che noi dedichiamo allo spostamento chiaramente non è dedicato alla pesca. Quindi sicuramente il kayak, la pesca in kayak, lo spinning in kayak, Certo, visto poi che stiamo parliamo di parlando di pesca spinning, spinning, giustamente. impone uno studio a tavolino dello spot forse un po' più minuzioso. Ok, Una pianificazione, quindi. pianificazione a tavolino o prima di essere sull'acqua un po' più particolareggiata, quello sicuramente.
Però non ci sono solo svantaggi, no? Ok. Quindi ci sono delle cose che ci vengono in aiuto e principalmente sono due, proprio il fatto di essere poco alti il livello Quindi quello che per dell'acqua, lui era un vantaggio, poi quello si che per lui traduce in un vantaggio invece da parte tua, quindi essere più vicini all'acqua. essere più vicino all'acqua, quindi l'essere Ok. più bassi sulla superficie dell'acqua, sicuramente è un vantaggio. Perché? Perché sappiamo che la spigola è un predatore molto attento a ciò che succede sotto la superficie, ma anche a ciò che succede Certo. sopra la superficie dell'acqua. Quindi essere meno alti sulla Meno intrusivi, superficie, quindi essere meno meno intrusivi e più fastidiosi. discreti. Perché la Sì, spigola, più sappiamo, è un pesce abbastanza rompiscatole, nel senso che, per non dire altre parole, che dopo mi toccano un sacco di beep, Esatto, e quindi, esattamente. quindi questo è appunto come abbiamo Sì. discusso anche un approccio e un rapporto un po' più intimo con la spot di Un po' più pesca, intimo con lo giusto? spot, sicuramente. Ok. E altro fattore di vantaggio della pesca in kayak è la silenziosità. Perché la Ok. silenziosità? Abbiamo detto che la spigola è un predatore attento e anche molto sensibile ai rumori. Quindi, Perfetto. con un minimo di pratica, col kayak si riesce ad arrivare letteralmente in testa ai pesci. Chiaro, cosa che Quindi, sarebbe abbastanza più difficile con un dalla mezzo più barca, ingombrante, più alto, assolutamente. più voluminoso. E questo qua, Assolutamente. quindi c'è già un bel primo pro e contro Certo, da entrambe le certo. parti. Ovviamente, non tutte le barche sono uguali, non tutti i kayak sono uguali, quindi io Assolutamente. direi che appunto in questo video andremo anche a vedere quali sono i mezzi ideali, parleremo poi anche dell'aspetto magari dell'elettronica, parleremo quindi di ecoscandagli, GPS, motori elettrici, parleremo di approccio un po' allo spot, cioè qua devo tirarvi fuori, estrarmi il più possibile a tutto vantaggio di chi guarda questo video. E, beh, vabbè, allora procediamo magari con te Ale parlando della barca in sé per sé. Ok, allora, in questi anni ho pescato un po' su tutti i tipi di barca, dai vecchi Canadian alle bass boat portate in laguna, piuttosto che open fisherman motorizzati in modo importante, eccetera. E sono giunto alla conclusione che non penso di aver scoperto l'acqua calda, ma comunque per pescare correttamente la spigola ci vogliono degli scafi leggeri che con un ridotto pescaggio, stabili e con una murata bella alta. E la leggerezza dello scafo la vedo soprattutto nell'ottica di poter gestire al meglio la barca con un motore elettrico e nel caso si peschi su bassi fondali o si debba superare qualche dosso di sabbia piuttosto che delle rocce, eccetera, semplicemente anche scendendo e spingendo, muovendo a mano lo scafo, Certo. ci sia la condizione per poterlo fare. Quindi scafi leggeri, poco pesanti. Io, per esempio, ho la patente nautica, ma per pescare le spigole pesco con un 40 cavalli perché Ok. il mio scafo viene supportato egregiamente da un 40 cavalli. Quindi non ti servono Stabile? i motoroni, diciamo, No, sono assolutamente. controproducenti Cioè, alla fine. ripeto, barche pianalate, pesanti, oppure degli open o dei fisherman da 18-20 piedi con i prendisole, tendalini, motori da 150-200 cavalli, ecco, secondo me quelle non sono, è fattibile, ma Sì. non sono le barche ideali per pescare Ciò non le toglie che se uno ha quel tipo di mezzo possa farlo lo spigole. stesso, però Assolutamente. chiaramente se uno cerca un mezzo specifico. No, il mezzo specifico è leggero, stabile e poco invasivo, quindi e che ti permette di muoverti in modo efficace in spazi ristretti anche con l'ausilio del motore elettrico. Certo, questo è proprio il motivo per cui ti ho invitato, essendo che tu hai fatto una ricerca proprio anche per i tuoi scopi, Sì, anche per il sì, discorso sì. delle guide e quant'altro, e quindi ovviamente sei andato molto nel dettaglio a cercare qualcosa che fosse Certo, adatto certo. esattamente a questo scopo. Poi ovviamente ci saranno delle persone che cercheranno di adattare ciò che hanno a disposizione, però molti poi si appassionano molto e cercano di capire effettivamente cosa serve. Sono cose Pro e che vengono anche contro. Sì, con sì, l'esperienza, sì, 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 insomma. sì. Lo stesso vale anche per i kayak, perché ne parlavamo, e anche lì il panorama è estremamente vasto di quello che Ampissimo, si può ampissimo. avere. Infatti parlavamo, io ho visto dei pescatori, ad esempio americani, avere dei kayak
incredibilmente accessoriati, fighissimi da vedere, enormi, con antenne, robe, portacanne, motori, eccetera. So che tu non sei proprio di questo partito, non sei di questa... No, Fabio, non sono di questo partito, perché reputo che l'essenzialità e la leggerezza sia uno dei vantaggi principali della pesca in kayak. Okay. Quindi meno cose sul kayak, meno cose devo trasportare e più sono leggero, quindi posso spostarmi più agevolmente. Quella è la base da cui parto, da cui sono partito e da cui parto ogni volta che scendo in acqua. Ok. Però diciamo che la pesca, il kayak, si divide in due grosse categorie, quindi kayak pedali, ah, certo, e kayak appagaia. Chiaro, che è un dubbio che un po' tutti quanti hanno, dubbio enorme, a prescindere poi dai costi e da quant'altro, però è una prima distinzione. Cosa ne dici tu? Io, se mi permetti, però vorrei fare una piccola premessa, certo, prima di parlare di pedali o pagaia, ovvero il consiglio è quello di scegliere dei kayak dai colori sgargianti. Ok. Perché? Perché colori sgancianti? Perché? Così spaventi le spigole e scappano via. Esatto, poi ci andiamo a pescarle dietro. No, no, non è vero, infatti. In realtà le spigole, credimi Fabio, non hanno nessun tipo di sensibilità sul colore del kayak. Cioè, okay, non interessa niente di che colore sono. Però le barche che possono condividere gli spot dove andremo a pescare, quelli sì. Ok. Che cosa vuol dire? Il vedere da lontano un plasticone di 3-4 metri con un colore vivo può aiutare delle spiacevoli situazioni. Cioè, questione di sicurezza. Questione di sicurezza. Sì, chi sta sì, guidando la barca salta subito all'occhio il nostro kayak e magari se era un po' distratto... Certo, bisogna tenersi per conto che le barche hanno un'inerzia e quindi bisogna accorgersi per tempo che c'è qualcuno che... Assolutamente. Quindi, ma anche se non sono bellissimi, cioè anche se non sono accattivanti, comunque scegliere dei kayak. Bello il kayak tutto mimetico, però insomma può essere un po' rischioso. Però in condizioni, pensa, di scarsa luce, magari alba o tramonto, magari se noi siamo vicini a una riva, sicuramente non siamo visibili. Certo. Sicuramente non siamo visibili. Detto questo, allora, io vengo da 13 anni di kayak a pagaia. Ok. Al quale da un anno e mezzo circa ho affiancato un kayak a pedali. Il grossissimo, enorme vantaggio di quest'ultimo è sicuramente il poter pescare avendo le mani libere. Eh beh, certo. Noi possiamo spostarci e possiamo continuare a pescare senza dover sempre prendere mano. Scambiare pagaia, canna e... Assolutamente. Ok. Il problema è che per arrivare a dei movimenti naturali ed efficaci ci vuole sicuramente un po' più di esperienza. Anche perché direzionare il kayak a pedali, comunque c'è un timone e può essere un po' macchinoso nelle prime uscite. Paradossalmente il kayak a pagaia, anche se per spostarci dobbiamo comunque muovere le braccia, è sicuramente più intuitivo. Perché anche con l'esperienza che abbiamo fatto di Otregang, okay, per il quale abbiamo scelto appositamente dei kayak a pagaia, abbiamo visto che anche una persona che non è mai salita su un mezzo simile riesce comunque a muoversi. Certo, sì, perché il coordinamento mani-piedi non è così banale come uno pensa, insomma. Sì, esattamente. Lanciare... Assolutamente. Già adesso hai fatto verso sbagliato. Sì. Per cui, sì, sì, è chiaro. Quindi il kayak a pagaia è, per chi deve partire da zero, sicuramente un mezzo più intuitivo. Ok. Più leggero, più facile anche da trasportare e più intuitivo, perché anche se la tecnica di pagaiata non è perfetta, ok, io ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo che, oltre ad essere pescatore, pratica il kayak come sport e quindi con poche semplici indicazioni ha veramente rivoluzionato il mio modo di usare la pagaia. Però sicuramente in rete dei tutorial, dei video si trovano. Sì, sì, il kayak è uno sport molto diffuso a prescindere dalla pesca, per cui sì, sì, certo, certo. E quindi sì, il consiglio è, per chi deve partire da zero, è quello magari di scegliere un kayak a pagaia, per poi, con l'evolversi della passione, scegliere magari un mezzo più completo o più complesso come il kayak a pedale. Certo, poi la scelta fra kayak e barca può essere anche dipendente anche dalle attitudini personali, certo, perché ovviamente c'è chi può essere più portato a un'attività più sportiva magari, sì, sì, e chi invece cerca un po' più di comfort e magari preferisce fare l'investimento. Mm-hmm. Sono anche dei mezzi magari che hanno anche dei costi comunque, sì, differenti, insomma, ci sono alcune cose da valutare.
Tornando alla barca, non si può ad oggi pensare alla barca da pesca, diciamo, senza considerare tutto l'aspetto dell'elettronica, che comprende, ecco, GPS, poi anche c'è la questione, parleremo anche del motore elettrico. Cosa Tema molto potresti... vasto. Eh sì. Sì, teniamo Allora, conto che qua noi stiamo dando delle indicazioni in linea di massima e che sì. poi, ecco, se vi piace l'argomento, sapete che potete mettere comunque un commento e noi cercheremo poi di approfondire e Di cercherò di invitarvi rispondere. ancora Bene. o di venire a provare l'esperienza prima possibile. Quando vuoi. Va bene. Allora, fondamentalmente, considerato cosa ho in barca io, ho ecoscandaglio, GPS cartografico e motore elettrico. GPS e motore elettrico collegati assieme. Con questo setup riesco a far fare la barca un po' tutto ciò che voglio, a giocare con la barca. Però ciò che ritengo di giorno fondamentale, dopo un po' di esperienza, è avere un buon GPS e un buon motore elettrico. Non necessariamente linkati assieme, quello è un giochino in più. Perché? Perché un pescatore che frequenta la laguna, frequenta il mare antistante a una costa, frequenta una foce, un pescatore che si reca sovente in determinati spot, nei suoi spot di pesca, volta dopo volta riesce ad accumulare esperienza. Diciamo così, fondamentalmente il colore dell'acqua, i giri di corrente, gli erbai che si vedono, le rocce, i sassi, pali, ostacoli sommersi, eccetera, sono tutti hotspot dove le spigole stazionano, si recano in cerca di cibo e che Che non sono risolvibili con l'ecoscandaglio, anche questi, no? Nel senso. sì, però voglio dire, anche visivamente, senza fondamentalmente l'ecoscandaglio, riesci a individuarli, riesci Certo. a farli tuoi, ok? Ecco, tante persone con cui parlo, con cui dialogo, sembra non possono fare a meno dell'ecoscandaglio. Non sono d'accordo, nel senso che andando a pescare, accumulando esperienze, puoi fare tranquillamente a meno dell'ecoscandaglio. Ciò che ritengo fondamentale, e scusami, proprio per il concetto per cui l'ecoscandaglio non ti fa vedere dove sono le spigole, non ti fa, Certo. cioè è utopistico uscire a pesca, accendere l'ecoscandaglio, vedere le spigole e lanciarci sopra. E pensare che sia quella la Esatto. soluzione, certo. L'ecoscandaglio ti serve a studiare il fondale, ma è una cosa che nel tempo puoi fare. Certo, l'eco ti aiuta molto, ma è una cosa che nel tempo riesci a fare anche visivamente, riesci a farlo Certo. anche con le tue esperienze dirette, ok? Visive Sì, di del quotidiano, interpretazione, diciamo, esattamente. dell'ambiente. Ciò che trovo veramente utile è segnarti i tuoi spot di pesca sul GPS e con l'ausilio del motore elettrico pescarli in modo efficace. Guarda, soprattutto l'ultima stagione di pesca ho avuto la possibilità di pescare su degli spot che conoscevo molto bene, però marcati correttamente sul mio GPS, e avendo questi spot marcati con l'ecoscandaglio, sfruttando vento, corrente e tutte le condizioni che in quel momento erano presenti, li ho pescati in modo efficace e ho avuto ottimi risultati. Cioè, l'ecoscandaglio ti dà l'idea di cos'hai sotto la barca, ma idealmente tu devi sapere cosa hai davanti, non sotto la barca, ok? Quindi avere gli spot marcati ti permette di affrontarli nel modo Sì, corretto. di avvicinarli, di approcciarli in una maniera Quando più. vedi cos'hai sotto la barca, è troppo tardi. Esatto. Sì, in effetti Ok? questo è il punto. E E questo riguarda, diciamo. mi permetto di dare un consiglio ai ragazzi che guarderanno il video. Certo. Evitate gli ecoscandagli con gli schermi piccolini da 5-7 pollici, eccetera, perché tendenzialmente non ve ne fate nulla. Cercate per quanto possibile di eventualmente risparmiare qualcosa in meno su canne, mulinelli e una varietà di esche che molto spesso è sin troppo vasta, ma dotatevi di un eco, ma soprattutto di un GPS da 9-10 pollici, in modo tale da
avere immediatamente il colpo d'occhio e cercate di montarlo su un supporto movibile, ruotabile. Quindi a non usarlo solo in navigazione, ma usarlo soprattutto quando tu sei in navigazione o sei seduto e guidi a barra o sei in piedi e hai la pilotina. Però quando cominci a pescare molto spesso sei a prua e quindi lontano dalla condizione di guida, ok? Quindi devi poter ruotare lo schermo dell'eco GPS, okay? del GPS, e anche se è distante, un metro e mezzo, due metri, devi avere la possibilità di poterlo con un colpo d'occhio capire subito cosa sta succedendo, altrimenti rischi di concentrarti, di doverti concentrare troppo sullo schermino del GPS piccolino e perdere concentrazione e dall'azione di pesca stessa. Assolutamente, chiaro. Beh, poi ho notato una cosa per quanto riguarda il GPS un po' in senso generale, proprio come strumento a prescindere, che effettivamente spesse volte tu pensi di spostarti in un determinato modo, ma poi quando effettivamente osservi il GPS ti rendi conto che non è esattamente come pensavi tu, quindi è uno strumento da dover tenere sott'occhio e da poter sfruttare al massimo. Assolutamente. Perché ti dà le indicazioni sì. molto molto utili. Scarrocciare in modo corretto, soprattutto in acqua aperta, pescando a jerk, ti permette di essere estremamente efficace. Perché altrimenti peschi a caso. Certo. Che è un po' la sensazione che spesso volte coglie tutti quelli che, come me, magari hanno meno esperienza e quindi non sai cosa stai facendo di preciso. Il GPS probabilmente è quello che risolve di più rispetto all'uso dell'ecoscandaglio, che alla fine ti dà informazioni. In base alla mia esperienza, sì. Ok, parleremo comunque poi un po' più nel dettaglio anche del motore elettrico e di come utilizzarlo al meglio. Per quanto riguarda invece il kayak, so che tu, Luca, hai un approccio diverso, nel senso che ovviamente si tratta di un altro mezzo. Cosa ne pensi tu dell'elettronica? Io penso che l'elettronica, per quello che riguarda lo spinning alla spigola, sia un elemento non indispensabile. Ok, sì, teniamo sempre conto, e lo ripeto nuovamente, che parliamo di spinning, quindi non di pesca in verticale su grande profondità, non di jigging, parliamo di spinning puro. E perché lo reputo non indispensabile? Perché abbiamo detto prima, studiamo lo spot, tendenzialmente pescheremo in aree più circoscritte, quindi le indicazioni che ci dà l'ambiente, quindi la corrente che si muove sulla superficie, il colore dell'acqua, le rive o eventuali secche presenti sotto la superficie, le possiamo identificare ad occhio. Chiaro. E quindi l'osservazione comunque è l'elemento che è reputo fondamentale. E non trovo necessario l'utilizzo in un ecoscandaglio, assolutamente, anche perché ribadiamo il concetto: meno peso ho, meglio sto. E batterie, complicazioni certo. E quant'altro. Se si può rinunciare, semplifica la pesca fondamentalmente, no? Secondo me sì, semplifica la pesca. Ok, quindi diciamo un po' il tema conduttore del kayak, secondo anche quella che è la tua interpretazione, è quello appunto di ridurre sempre all'essenziale, di tenersi leggeri e di evitare di dover gestire troppe cose perché ti distraggono più che aiutare. Assolutamente, tutto quello che potrebbe essere superfluo, leviamolo. Okay. Ok, e quindi tu mi hai detto pianificazione, mi hai detto osservazione dello spot, osservazione delle situazioni ambientali, scusa non mi veniva il termine, ci sono altre cose che tu potresti consigliare quindi per approcciare correttamente con il kayak, anche per il discorso della mobilità, cioè è proprio una cosa agli antipodi rispetto alla barca, giusto? Sì. Quindi mi stai chiedendo dove andare a pescare. Esatto. Sto chiedendo, ma poi alla fine, giustamente uno deve studiarsela prima, magari qualche dritta potrebbe starci. Allora, guarda Fabio, io ho sempre tenuto in considerazione due elementi sul quale puoi basare la mia uscita di pesca. Ovvero, il primo, che sembrerebbe banale, ma banale non è, avere un punto di messa in acqua del kayak relativamente vicino a dove metteremo l'auto. Ok. Quindi per quanto possiamo sembra banale, ma per quanto possiamo essere prestanti fisicamente, quindi poter trasportare il kayak o aiutarci con le ruote, che sicuramente sono un grandissimo aiuto per poterlo trasportare in giro. Parliamo di un, scusa l'ignoranza, ma un kayak, parliamo di un mezzo che pesa
una roba. Allora, a spanne, diciamo un kayak solo scafo. Siamo in un peso che può girarsi dai 30 ai 40 kg. Ok, va bene. Questo è più o meno il range. Quindi capirai che lungo 3 metri e mezzo, 4 per okay. 40 kg sicuramente non è tanto agevole da trasportare. Certo. Quindi avere dei punti di messa in acqua relativamente vicini a dove parcheggeremo la macchina. Secondo punto fondamentale, secondo me, è quello di valutare delle zone in cui c'è poco traffico nautico. Okay. Anche magari se sulla carta sono poco promettenti in linea teorica, che non sarebbe quello che sceglieresti, che non sarebbe quello che sceglierei in barca, okay. Diciamo, però anche perché sennò trovo a me, esatto. Giusto. E beh, questa è poi alla fine una considerazione, è vero, però io porto il presupposto che dove ci sono meno barche il pesce è più tranquillo, c'è meno disturbo il pesce è più tranquillo, io col mio mezzo in cui privilegio la silenziosità sono più sicuramente impattante in fase di pesca. Chiaro. Quindi zone facili, vicine, okay. E zone in cui le barche ci passano, non dico che non ci passino, ma sì. Non con questa gran frequenza. Okay. Incrociando questi due dati, nel corso degli anni posso assicurarti che mi sono levato delle grandi soddisfazioni. Magari dove non consideravi inizialmente, magari dove un principiante non considererebbe di andare, che tenderebbe invece a cercare gli spot più battuti. Assolutamente, assolutamente. Ok. Beh, c'è un altro aspetto però che adesso ti vado a chiedere, che un po' poi si legherà. C'è anche un aspetto di cui mi parlavi che era relativo al fatto che ci sono anche delle cose che tu consideri, ad esempio le questioni del vento, le questioni del... Sì. No, perché il kayak è soggetto un po' a questo. Il kayak purtroppo è un mezzo che soffre molto il vento. Va considerato, insomma, sì. Va considerato perché oltre a un ovvio studio delle condizioni meteo marine prima della battuta di pesca, prima dell'essere sull'acqua, io comunque tendo a evitare le giornate molto ventose. Okay. Perché abbiamo detto che il kayak è un mezzo comunque voluminoso, ma leggero rapportato alle sue dimensioni. Certo. Non ha una deriva, perché la deriva è minima, e quindi siamo come dei turaccioli alla patina deriva, facilmente patina sull'acqua. Anche nel modello a pedali, perché sì. Noi diciamo, ma no, magari quei pedali riesco mi compenso, mi stabilizzo fino a un certo punto. La concentrazione che noi diamo all'essere stabili nello spot non la dedichiamo all'azione di pesca. Ah, certo, sempre per il discorso di prima che coordinare gambe e braccia, assolutamente. O sei un batterista o, sì, o cominciare, esatto. Cioè è comunque una difficoltà, riesci meno ad essere meno efficace magari, vero, nell'azione di pesca. Quindi insomma, io tendo ad evitare le giornate ventose e tendo a privilegiare assolutamente le giornate in cui ci sono dei picchi di alta e bassa marea molto pronunciati. Ok. Ovvero, se si parla di spinning in ambienti, credo in tutti gli ambienti, ma prettamente in ambiente lagunare, sicuramente le maree sono quelle che innescano la catena alimentare. Certo. Quindi sono sicuro che da qualche parte, con fasi di marea importanti, marea crescente o marea calante, il pesce si attiva. Magari non saprò se in quella zona si attiveranno quando la marea cresce o quando la marea cala. Questo, chiaro, non posso saperlo sicuramente la prima volta che approccio una zona. Ma sono certo che da qualche parte questo succede. Certo. Quindi privilegiare i grossi flussi di marea. Ok, molto bene, molto bene. Adesso torniamo da Ale, perché appunto abbiamo parlato del vento e quant'altro, e uno degli oggetti del desiderio di tutti i pescatori di spinning che usa la barca è per appunto un motore elettrico che ti permette di ancorarti, e questo, ho visto, ha avuto una richiesta smodata negli ultimi 2 o 3 anni, ci credo. Direi che adesso approfondiamo un po' la questione del motore elettrico. Bene. Vai Ale, spiegaci perché questo motore elettrico è diventato così popolare nel mondo della pesca in mare, che prima, fino a 5 anni fa, sembrava che, cioè nel senso, non era poi così tanto utilizzato. È vero. Guarda, oggigiorno ti garantisco che non potrei farne a meno, nel senso che non concepisco il pescare efficacemente le spigole senza motore elettrico, ma per pochi semplici motivi.
In primo luogo la silenziosità che il motore elettrico ti offre. Luca prima parlava del fatto che le spigole sono molto sensibili al rumore e condivido in pieno, sono perfettamente d'accordo. Quindi il motore elettrico ti permette di arrivare sugli hotspot in modo più silenzioso. Ti permette di ancorarti, di spottarti alla giusta distanza. Okay. Immagina una curva dove batte la corrente di un canale piuttosto che un bel banco di Poseidoni isolato, piuttosto che delle rocce, degli ostricai. Ecco, grazie al motore elettrico riesci ad ancorarti e a pescare al lancio alla giusta distanza in modo efficace. Certo. Sì, prima questa cosa era molto difficile, spesso era anche per questo motivo che le spigole erano molto difficili da prendere. Si utilizzava l'ancora. Prova con lo scoppio, insomma. Immagina quanto rumoroso è calare un'ancora, poi spostarti ancora un po'. In acqua bassa, sì. Un dramma. Esatto. Per fortuna tutto risolto dal motore elettrico. E, l'elettrico ti permette poi anche di seguire i bordi canale e i gradini. Immaginati okay. le nostre lagune, piuttosto che la foce di un fiume, piuttosto che il profilo di una costa. L'elettrico ti permette di seguire correttamente le zone dove è utile lanciare, dove è utile muoversi. Chiaro. E poi secondo me l'essenzialità del motore elettrico si apprezza nel poter driftare, scarrocciare alla giusta velocità. Diciamo che nella pesca alle spigole hai due condizioni tipo: il vento che soffia opposto alla corrente, okay. e quindi la barca è pressoché ferma, si muove in modo molto limitato, e qui ragazzi o vi aprite una birra, state lì seduti a bere una birra, oppure che è quello che capitava. Perfetto, sì, infatti non vedevo l'ora io. No, scherzi a parte, o hai però un motore elettrico, ti permette di pescare in quella condizione e quindi ti muovi, ti sposti e scarrocci, puoi permettere di scarrocciare alla giusta velocità, alla corretta velocità. Ok. E la condizione opposta, che è forse la peggiore, è quando il vento, la brezza, soffia nella stessa direzione della corrente e quindi scarrocci troppo veloce. Col motore elettrico ti tieni frenato, in gergo tecnico diciamo che scarrocci, hai uno scarroccio controllato, okay. e in questo modo riesci ad essere efficace durante l'azione di pesca. E questo è molto molto interessante, determinante. Sì, diciamo che effettivamente tradizionalmente ci si adattava a quello che con l'ancora la ti proponeva esatto, o utilizzavi un'ancora, però ripeto, rumore, disagio eccetera, oppure utilizzavi un'ancora galleggiante. L'ho usata per tantissimi anni pescando i luci in Irlanda, però utilizzare l'ancora galleggiante da noi con le condizioni di corrente, vento, brezza, erbai è molto complicato. Chiaro. Molto bene, molto bene. Quindi diciamo che adesso abbiamo già dato un bel excursus su queste differenze sostanziali che ci sono fra barca e kayak. Adesso un'altra cosa, ovviamente questo video è particolarmente lungo perché ci sono delle argomentazioni qua, ne avrei altre 70-80. Chiacchieriamo troppo. Sì. No, però, anzi, se non andremo a toccare troppo nel dettaglio quelle che sono poi attrezzature da pesca, comportamento del pesce, artificiali e quant'altro, anzi potrebbe essere un'occasione per un ulteriore video, però magari diamo una scorsa un pochettino generale e buttiamo giù le basi. Dopo, okay. a seconda anche del gradimento, possiamo, anzi se volete, che di quali argomenti volete che noi andiamo a approfondire, a parte la scheda del GPS di Alessandro, possiamo andare a, anche perché lui non ce l'ha la scheda GPS, quindi tu sei proprio salvo già in partenza. Tranquillo. Bene, vogliamo aggiungere qualcosa a questi argomenti riguardanti i mezzi prima di passare alle attrezzature, o possiamo passare oltre? Up to you, credo. Possiamo fare un piccolissimo excursus su cosa mettere nel kayak magari la prima volta che andiamo a pescare. Beh, sicuramente la pagaia, non è difficile. Anche però nei modelli a pedali ricordiamoci che comunque il meccanismo
che ci permette di andare avanti, purtroppo non è a prova di bomba. Non è a prova di bomba, può rompersi. Quindi l'unico modo poi per tornare a riva è sicuramente la cara e vecchia pagaia. Okay. Per questo mi raccomando sempre di assicurarla al kayak. Di assicurarla al kayak. Esatto. Non ci costa niente, ma sembra banale. Sembra banale, ma non lo è. Ok. Un altro elemento che io consiglio vivamente di portare è, Fabio, una cintura. Una cintura di sicurezza. Ecco, qua ne abbiamo. Io ho portato. Che poi è una cosa abbastanza usabile, nel senso. È usabile perché non è il giubbino. Certo. Questa qua, anche quando ti muovi, non dà fastidio. Ce l'hai attorno alla vita. Chiaro. Anche nei Però mesi caldi. Fondamentale questa cosa. Puoi usarla. Certo, secondo me. Buona norma averla sempre addosso. Perfetto. Una cassetta dove riporre le nostre esche, la minuteria, mangiare e bere. Ok. E una cosa magari non molto conosciuta è un bastone. Perché un bastone? Perché negli anni abbiamo visto che piuttosto che avere un ancorotto per fissarsi, okay, per darlo, quindi se con le barre per darli esattamente a chi si avvicina troppo, ok, figurati, spesso gli spot che andiamo a battere sono comunque circondati da zone di acqua bassa, ok, quindi il potersi fermare e poter pescare agevolmente è sicuramente un vantaggio. Il modo più semplice è piantare un bastone. Okay. Fermarsi, guardarsi magari intorno e iniziare a pescare in tranquillità. Il modo più l'ancoraggio più semplice che ci sia. È leggero, è funzionale. Quindi okay. Noi utilizziamo spessissimo una pertica, un bastone, quello che vogliamo, per proprio ancorare il kayak. Ok, perfetto. Così. Porti il guadino sempre anche in kayak? Porto il guadino sempre in kayak perché abbiamo poco spazio. Ok. Quindi un pesce magari che si dibatte è meglio tenerlo al di fuori del kayak che non in mezzo alle gambe, con ancorette, certo. Ami. Sì, sì, per evitare di piantarsi, di creare delle situazioni. Assolutamente. Un guadino, guarda, ho portato quello che solitamente utilizziamo, un guadino molto ampio, rete gommata, agevola il catch and release sicuramente. E evita di avere ami e ancorette cucite. Agevole il catch and release, hai detto già una cosa bella in effetti. Perché che opinione avete a tal riguardo? Vogliamo dire qualcosa? O... Sì. Perché ho visto comunque crescere anche un po' più di cognizione di causa sul fatto che non è una risorsa infinita. Non sono risorse infinite, no, anche le spigole. Allora, io questo è un argomento... Fabio, estremamente delicato, sì. Estremamente perso, perché l'etica mia può non essere quello, certo, che tu intendi come etica. Diciamo che non siamo, almeno io parlo per me, non sono un integralista sicuramente, okay, del cacciare gli lì, ma ci sono sicuramente dei periodi in cui evito di andare a pescare le spigole. Quindi da fine ottobre a fine febbraio, okay, più o meno le lascio in pace. Fine ottobre le lascio in pace, hanno il loro periodo di riproduzione e abbiamo comunque tutti i mesi estivi, sì, o c'è molto tempo, sì, c'è molto tempo da dedicare loro. Questo, diciamo, è il consiglio che posso dare. Evitiamo nei mesi in cui stanno comunque depositando le uova o è una fase delicata per questi pesci, non andiamo a rompere le scatole. Da metà ottobre andata figa. Che è un'alternativa comunque fantastica, perché poi uno in primavera sei più rilassato e ricominci a pescare. Quindi in modo... sei d'accordo che tu, insomma. Assolutamente sì. Ok. In cacciare lì posso chiedervi una cosa che magari è, lo fate a prescindere dalla taglia del pesce, nel senso è più consigliabile su quelle taglie, è proprio un dogma anche in stagione? Rilasciate alcuni pesci, preferite rilasciarli? È una domanda, adesso ve l'ho fatta proprio buttata là, non era preparata. Allora, okay. Personalmente, come oltre GAN, come guide di pesca, abbiamo deciso di rilasciare tutto quello che viene catturato. Ok. E personalmente, come Alessandro, io trattengo 3-4 spigole all'anno per mangiarle in famiglia. Ok. Ipoteticamente dandogli merito, insomma, dandogli il loro merito, però poi che allora sicuramente le spigole piccoline, quelle, voglio dire, insomma, cerchiamo di non fare i massacri che ogni tanto purtroppo vediamo in laguna, e se si tratta di trattenere qualche spigola
per dargli, per onorarle a pranzo in famiglia, una cosa ben venga. Certo. Purtroppo assistiamo ancora oggi a veri e propri massacri di pesci di tutte le taglie, di pesci venduti sul mercato nero e quant'altro. Ecco, okay. Inutile dire che ci troviamo in totale disaccordo su questo. Ecco. Ok. Vogliamo brevemente, magari forse per la barca, potremmo parlare un po' magari brevemente di quella che è comunque l'attrezzatura in senso stretto della pesca, nel senso okay. Ci sono delle accortezze diverse nello scegliere le canne da pesca, per esempio dal kayak alla barca, è una delle differenze che penso sia una delle più sensate. Sì, questa può essere forse la differenza principale, sono poche accortezze sinceramente. Sì, forse la prima, quella che salta subito all'occhio, è il numero di canne, certo, che possiamo avere a disposizione, vero? Per il concetto, per il filo che abbiamo tirato dall'inizio di questa chiacchierata, meno cose ho meglio sto. Quindi certo, canne da pesca io ne porto due al massimo. Ok, due canne, una tendenzialmente è quella che uso e una di riserva. Certo. Prendere fuori, quindi di riserva. Solo nel caso in cui so che nello spot da me scelto c'è la presenza di super predatori, quindi o grossi seria, grassa sera, scusa, o leceamia, allora in quel caso una delle due canne ha un setup dedicato per loro. Quindi canne più potenti. Più potenti, mulinelli, treccia, quant'altro. Però comunque sempre due canne. Sì. Ok. E la scelta dell'azione, secondo me, è qualcosa di talmente personale, talmente soggettiva, che non mi soffermerei su questo. Effettivamente su questo non è va molto anche a feeling personale. Molto feeling personale. Una canna che lancia fino a tre quarti d'oncia, diciamo così, copre il 90% delle situazioni a cui possiamo che possiamo incontrare. Magari per il kayak scegliere dei modelli col manico corto. Ok. Perché in fase di lancio o quando comunque animiamo l'esca siamo seduti e avere il manico che magari che batte, ci sbatte contro può dar fastidio, quindi per il kayak scegliere modelli con manico un po' più cortino sicuramente. Perfetto, mentre diciamo che in barca hai meno limitazioni da questo punto di vista. Sì, ma hai meno limitazioni, però anch'io condivido il pensiero di Luca nel ridurre al minimo quanto più possibile l'attrezzatura in barca, perché molto spesso in barca non sei da solo, tante volte o un amico, dei clienti, eccetera. Quindi la realtà dei fatti è che se ti porti 3-4 canne moltiplicato per il numero delle persone in barca, comincia a diventare un la po' selva. Complicato. No? Cammini sulle canne. Esattamente. Quindi voglio dire, 2, massimo 3 canne per pescatore sono comunque ti permette di coprire tutte le reali necessità, perché quando hai una mezza oncia o tre quarti di oncia che ti permette di gestire gomme piuttosto che piccoli jerk, piuttosto che dei piccoli VTD, e poi magari una canna un po' più potente per long jerk piuttosto che dei minnow un po' più corpulenti, già sei a posto. Se proprio vuoi ti porti una terza canna per quelli che chiamo io incontri casuali, che poi non sono neanche così tanto casuali, cioè dei serragrossi, le lecce, piuttosto che magari vedi una mangianza quando sei fuori in mare, vedi una mangianza, vai a dare un'occhiata, ecco, una canna un po' più potente per gestire le situazioni non usuali, ecco. E poi voglio dire, l'attrezzatura anche in barca, cerchi di non avere troppe cose tra i piedi, per cui quando hai un cooler con dentro qualcosa da bere, da mangiare, quando hai un guadino, io me lo porto sempre dietro, quando hai la tua borsetta con gli artificiali, un antivento, eventualmente un cambio di vestiti, hai già coperto tutto. Poi io tendenzialmente mi porto sempre un kit di emergenza per il pescatore, un kit di emergenza per la barca, voglio dire, quello che serve per medicarsi se ti tagli, ti pianti una ancoretta, eccetera, e un kit di emergenza, perché in barca può sempre succedere qualcosa, voglio dire, due chiavi, un cacciavite, un po' di nastro americano, è una possono fascetta, risolvere tante cose. Sì, assolutamente, sono indispensabili.
Chiaro. Poi tenete conto che io qui qui sul tavolo ho le cassettine da pesca di Ale e di Luca, per cui non ve le farò vedere questa volta, me le tengo, me le guardo io, poi se mettete un numero sufficiente di like a questo video e lo condividete con tutti i vostri amici le farò vedere anche a voi, per adesso le rimettiamo lì. Bene cari ragazzi, io non so se volete dare qualche nota finale, avete qualche... Beh, innanzitutto io posso solo che consigliarvi, avete visto che insomma... Qui c'è gente che insomma ha macinato un pochettino, un po' di miglia, insomma si è fatta un po' di esperienza e ovviamente adesso la mette a disposizione, può essere interessante andarli a trovare, ripeto vi metto qui sotto tutti i contatti sia per la questione dell'esperienza sicuramente da poter fare, che secondo me avere l'opportunità di pescare con qualcuno che ci possa trasmettere diciamo delle nozioni che non sono solo quelle che avete visto nel limite di questi video, sicuramente è un grosso valore aggiunto nel bagaglio di ogni pescatore, quindi ve li consiglio spassionatamente oltre che appassionatamente allo stesso modo, e questo secondo me è un punto, ma anche di per sé è molto molto bello secondo me l'idea che finalmente si riesca anche in Italia a avere sempre più la possibilità di avere delle guide professionali di pesca, cosa che sembriamo essere molto indietro rispetto a altre nazioni, lo siamo. Recupereremo cercheremo di recuperare. Tanto non posso fare altro che ringraziarvi, grazie a te di essere venuti e vi rinnovo ovviamente l'invito, sicuramente ci saranno molte domande ulteriori che arriveranno e ce le teniamo per la prossima volta e spero anche, ripeto, di fare un video live. Bene, ciao a tutti ragazzi, ciao ragazzi, grazie.